Salve, sono Fidali Belli e benvenuti in un nuovo video. Il video di oggi è un video post più libri, più liberi. Infatti il titolo ancora non l'ho deciso, ma sarà una roba tipo chiacchiericcio, racconti, cose firmate, bla bla bla. Questo perché, come sapete, io sono una persona incapace a fare i vlog. Tra l'altro, ci saranno circa 850 vlog fatti da Gabriella, da Ludovica, da Mirko, da Giada. Tutti hanno fatto, anche Susi ha fatto il vlog, quindi cioè era inutile che me lo mettevo a fare io. Poi io sono un tipo che già vado, parto carica, piena di roba, non c'ho il tempo manco di fare, non lo so, le stories, infatti ne ho fatte pochissime. Comunque quelle che ci sono sono in evidenza sul mio profilo Instagram sotto la dicitura PLPL18, che sembra tanto Pretty Little Liars. Ma comunque, come saprete, se seguite me, se seguite gli altri su Instagram, l'8 dicembre siamo stati tutti presenti a Più Libri Più Liberi 18, che è la fiera della piccola editoria o fiera dell'editoria indipendente, non mi ricordo mai praticamente, vabbè, prima figura di merda, che si tiene a Roma, cioè presso la Nuvola di Fuxas a Leur. E niente, io volevo andarci, però non mi potevo organizzare. Poi il fidanzato ha detto: "Ma sì, dai, amore mio bello, che te li regalo io i biglietti." E quindi niente, ho deciso di andare. E infatti, diciamo, colgo anche l'occasione per ringraziare coloro che mi hanno sopportato durante questo viaggio, e cioè Carmen, che su Instagram è LilyJ2202, Federica, cioè Fede Sherwood, e Anna Maria, cioè la Contessa Rampante. Loro mi hanno sopportato, si sono subite la mia ansia sia all'andata che al ritorno, ma soprattutto, diciamo, proprio la mia compagna di sopportazione di viaggio, di andata, di ritorno, è stata Tania, e poi anche Maria Cristina di Chronicles of a Bookaholic. Ma di questo poi ne parliamo dopo, cioè nel senso, cioè, poi ne parliamo. E niente, io, come avrete visto dalle storie, mi sono svegliata all'alba perché ero in fibrillazione di tutte le persone che avrei conosciuto, che seguivo da anni su Instagram e che finalmente avrei potuto vedere dal vivo. Spoiler, tipo Miss Fiction e Clarissa di Cozy Corner Candles, che adoro, adoro. E sì, I'm so happy. E niente, mi sono messa in treno con le ragazze, siamo scesi in metropolitana, siamo arrivati a PLPL, e mentre facevamo la fila per avere l'accredito stampa, vedo passare una testa rosa. Chi poteva essere se non la Laini Taylor? Cioè, tutti sappiamo che alla fine Bookstagram si è, diciamo, riunita proprio per l'incontro che la Fazzi aveva programmato con Laini Taylor. Quindi un incontro moderato da Ilenia Zodiaco, finalmente ho conosciuto anche lei, e che si sarebbe tenuto alle 16:30 nella sala Luna? La notte? Non me lo ricordo. Ma vabbè, appena siamo arrivati c'è stata tutta la fibrillazione del trovare Gabriella, Giada, Susi, Gizio, Camilla, Ludovica, Sara, Mirko, Arianna, Chiara. Oddio, sicuramente mi sto dimenticando qualcuno, no, però credo di no. E adesso, cioè, comunque posso dirvelo, ognuno di loro ha avuto la possibilità di incontrare e fare un'intervista alla Laini Taylor, mentre per le altre blogger, tra cui anche io, era previsto un incontro alle 15, dove ognuna di noi avrebbe potuto fare una domanda. E niente, alla fine la mia amatissima Tiffany di Miss Fiction e Clarissa mi mandano un messaggio dicendo: "Oh, stiamo arrivando, vieni da Fazzi." Io vado da Fazzi e alla fine poi quando le ho beccate, in realtà loro erano già pronte per fare l'incontro con Laini Taylor, io arrivo da lontano, perché mi faccio sta corsa piano di sopra, arrivo da lontano, vedo Laini Taylor qua, Clarissa qua, e dritto addosso a Clarissa: "Ciao Clarissa," me la bacio, beh, me la abbraccio, me la bacio, e lei: "Ilema, c'è Laini là." E io: "Che devo fare, Clari? Io preferisco abbracciare a te, sono troppo contenta." Perché ero contentissima effettivamente che cioè, lei fosse venuta, anche perché ricordiamocelo che 2 giorni prima della fiera aveva la febbre a 39. E poi Laini si stava facendo una chiacchiera con suo marito e con sua figlia, ma io potevo mai andarle a rompere le balle e dire: "No, Laini, cioè, devi venire qua, ti devo parlare." No. Quindi poi siamo entrate. La prima cosa che ho visto è stata Tiffany, che è bellissima. Tra l'altro è talmente piccola e leggera che lei, come è saltata, io l'ho presa direttamente in braccio, l'ho sollevata. Cioè, non so chi è più secca, se Gabriella o Tiffany. Probabilmente potrei prenderle in braccio entrambe contemporaneamente e non avrei proprio problemi neanche io, che ho la forza di un pulcino.
E niente, sentire Tiffany parlare dal vivo in inglese è stata proprio una scioglievolezza di Lindor per l'anima, perché è stata una cosa super figa. E tra l'altro, Clarissa ha potuto dare a Laini le sue candele, cioè quella su Sarai e quella sull'Azzolo. È stato tipo un momento super cute. E ovviamente, poi abbiamo fatto le domande, abbiamo fatto l'incontro. Quando è finito tutto Sambaradan, praticamente erano le 4:30. E c'era una fila per la presentazione che la Ini avrebbe dovuto fare dopo, degna di nota proprio. Quindi noi siamo rimaste fuori, dando la possibilità comunque poi a tutti gli altri che non avevano potuto vederla né incontrarla di seguirsi la presentazione mediata, no, mediata, moderata da Ilenia. E niente, alla fine questa è stata la nostra giornata. Cioè, direte voi, siete stati una giornata intera solo per la Ini Taylor? Sì, è girato tutto intorno alla Ini Taylor, però ovviamente non è stato solo questo, perché appena sono entrata, dopo aver visto la testa rasa di la Ini Taylor, io che cosa ho visto? Ho visto da lontano una ragazza con questi lunghissimi capelli neri, frangetta nera, occhialoni, e le sono corsa incontro, un attimo che prendo, eh. Le sono corsa incontro come una pazza, dicendo: "Oh mio Dio, Veronica, le si è girata, no, Ileana!" E quindi tipo mi ha abbracciato fortissimo. Infatti parlo proprio di Veronica Ciancarini di Bleeding Mariachi. Tra l'altro sono stata una delle prime a farsi autografare Bleeding Mariachi durante la sua sessione di signing, e infatti mi ha disegnato sia Lito con la chitarra, che è bellissima, insieme a tutti i pipistrelli, cioè sembra fatto proprio apposta. E poi ha scritto alla Svamps: "Grazie mille per il supporto, con affetto e stima, XOXO Veronica Ciancarini", e quindi non Gossip Girl, Veronica Cartoon 18. Cioè, sia Lito è bellissima con la chitarra. Tra l'altro, la posizione della mano sulla chitarra, cioè, non mi ricorda un po' quella puntata in cui praticamente Phoebe e Joey in Friends devono imparare a suonare la chitarra, e quindi hanno tutte quelle posizioni dette strane, tipo zampa di gallina, tirannosauro. Non so, mi ha ricordato tantissimo questa cosa, però è stato un momento proprio di altissimo livello il mio incontro con lei. Ho conosciuto anche la sua migliore amica Andrea, che tra l'altro io, cioè, vedevo sempre dalle varie stories della serie Ileana modalità stalker over 9000. Ma va bene. E poi, dopo l'incontro con Veronica, sono andata in Bao a fare la fila per farmi autografare una cosa che le ragazze mi hanno comprato a Lucca, cioè la variant di Tosca dei Boschi, che ha questa copertina fantastica, che è praticamente, non lo so, la sorella del poster della locandina di Re Artù. No, ragazzo, si dice La Spada nella Roccia, madonna mia, blackout, cioè, del cervello. Infatti anche la protagonista, che è Tosca, mi ricorda tantissimo Simola. Io non l'ho ancora letta perché appunto me l'hanno portata adesso, e mi hanno disegnato Lucilla, che è la protagonista, diciamo con la dedica a Madame La Svamps, Teresa Radice e Stefano Turconi. Quindi io li ringrazio tantissimo, non vedo l'ora di leggerla. E tra l'altro loro sono dei ciccini, sono carinissimi, cioè, non lo so, sono tipo super cute. Non li avevo mai visti da vicino, è la prima volta, perché non sono mai riusciti a venire al Comic Con loro, non li ho beccati io magari nei giorni giusti, però è stato tutto molto molto fantastico. Anche se hanno talmente tanta folla, quasi al pari di Zero Calcare e di Leo Ortolani, che hanno dovuto dare proprio il numeretto, tipo come dal salumiere, no? Quando ci danno il pane con la tessera. Sì, esatto, cioè roba che abbiamo fatto due file, perché eravamo talmente tanti che non siamo riusciti a prendere i numeri per tutti, però è stato molto molto bello. Tra l'altro, nel contempo sono riuscita a beccare Cristina Spasia, in realtà non so mai se si dice Spasia o Spasia, quindi Cristina, perdonami, e Giulia Annibale, che stava da Nutrimenti Edizioni, che è The Bookcase of My Mind, e Lorena Di Petrichor, che è anche la creatrice di Born to Read Books. Quindi sono stata felicissima di beccarle. Purtroppo non sono riuscita a beccare le creatrici della Rebel Box, che erano allo stand ENP Edizioni. Purtroppo loro sono arrivate di pomeriggio, io ero passata di mattina, ma io il pomeriggio poi ero dalla Ini Taylor, e quindi non sono, diciamo, potuta ritornare a salutarli. Questo mi dispiace tantissimo. Però gli amici di Fazzi mi hanno omaggiata, e io li ringrazio tantissimo, di questa bellissima tote bag di Rebecca West sulla famiglia Aubrey. Infatti c'erano anche i booklet sul secondo volume, e al suo interno c'era un fighissimo taccuino con la copertina della saga dei Casalè. Quindi una cosa veramente carina. Tra l'altro, ho potuto anche, diciamo, togliermi i debiti in un certo senso, perché ho pagato tutte quelle persone che mi hanno anticipato i soldi per cose varie, e che, diciamo, non
ancora non gli avevo dato i soldi, infatti questa era la fiera del debito. Tra l'altro, cosa fantastica, appunto, ho beccato Clarissa, che quando è stata in Scozia da Sarah J Maas, sapendo della mia disavventura con Waterstones e con il mio non andato a buon fine pre-order della versione di Waterstones esclusiva con le fanart, mi ha comprato, cioè, Kingdom of Ash in paperback, 1000 pagine di paperback pesantissimo, con la fanart di Eileen Rowan, poi con la fanart di Manon Abraxas e le 13, e la mia preferita, che sono Ellie dell'Orcan, che è la mia tipo ship, super ship, e quindi troppo felice. Clarissa, ti ringrazio. Ma non finisce qui, perché Camilla fece un ordine in cui prese candele per tutti, e finalmente è arrivata anche la mia candela, che è quella della Autumn Court, che adesso la sciaravogliamo, perché Clarissa ha detto: mi raccomando, fammi un bel unboxing. Clarissa, unboxi tutto per te. Tra l'altro, lo vedrai ovviamente sempre su YouTube, non lo vedrai su Instagram, perché io gli unboxi su Instagram poi, cioè, non... brutti. Mi devo muovere perché siamo già 11 minuti e magari voi state facendo la palla. Ma che Clarissa, ma da quando, cioè, hai visto il fatto che scassano i pacchi, ci sei andata, non lo so, pesante con la carta bollata. Ah, faccio che. Sorry. Niente, è stato tutto molto divertente, cioè tenere a bada la mia, non lo so, verve napoletana è stata molto difficile, tutti hanno riso, tutti mi hanno un po' preso in giro, e niente, però è stato anche bellissimo salutare tutti, abbracciare tutti, tutte le persone che mi sono venute a salutare, che mi hanno fermato, è stato veramente, veramente fantastico. Comunque, la candela questa è The Ruthless Autumn Court, ovviamente è targata Prisian, al sapore di Lither, Oakmoss, Spices and Crisp Leaves, che dovrebbero essere pelle, quercia, spezie e foglie croccanti? Crisp? Secche, foglie secche? Non lo so. Comunque ha uno sfondo bellissimo. Si presenta di colore beigiolino. Voi lo vedete, una sorta di aranciato, ma è un beigiolino. Ha un odore tipo... sì, tipo l'odore dei boschi. Sia tipo l'odore di quelle borse di pelle da uomo quando ci passi il lucido sopra. È una candela molto maschile, cioè io la sento con una fragranza molto molto maschile. Molto molto bella però, delicata, non forte come tutte le altre, cioè non ha un profumo fortissimo rispetto, che ne so, a Manon, che appena la apri è... Però mi piace, ha un sapore da uomo. Lo so, forse è brutto, ma magari Clarissa si offende perché dice: perché hai detto che la mia candela sa di uomo? Ha un sapore da uomo. Un sapore anche di dopo barba da uomo. Mi ricorda un sacco quando ero più piccola e mio nonno usciva di casa, cioè mio nonno usa ancora dopo barba e cose varie, però ce n'era proprio uno che ha tipo questo odore qua. E quando io ero piccola andavo a dormire a casa di mia nonna. Lui poi usciva e dal bagno c'era questa scia che lo seguiva, che poi usciva tutto figo col vestito, il cappetto di il cappello di feltro, il borsalino, no? Bello. Mi piace. Mi piace veramente un sacco. Bello. Mi piace veramente un sacco. Ruthless Autumn Court e niente, sempre solo gioia per te, Clarissa. Ma veniamo a noi, soprattutto perché ho incontrato una ragazza dolcissima con sua sorella e i suoi genitori, che mi ha fatto un segnalibro a tema Percy Jackson. How cute! Bellissima, bellissima, bellissima. E quindi ti ringrazio tantissimo. La sorella è Olympus 26, io sono una bestia e non le ho chiesto il nome, quindi perdonami tantissimo, ma grazie. Last but not least, i libri di Lainey Taylor che mi sono fatta autografare, cioè Il Sognatore, che lei mi ha autografato for Ileana. A un certo punto fa: come ti chiami, Ileana? Poi mi giro verso Tiffany e faccio: ma Tiffany, come si fa lo spelling di Ileana in inglese? Perché sono andata così in panico che non mi ricordavo manco più, boh, come mi chiamassi. Poi mi sono fatta autografare Muse of Nightmares, che io ho in inglese, e segnalibro del sognatore preso da pazzi. E dietro c'è la musa degli incubi. Mi sono fatta autografare anche questo, quindi sempre for Ileana, e lei mi ha scritto questa cosa nella scrittura strana, penso, degli angeli. E alla fine ho preso anche, tun tun tun, il booklet della musa di Jacoby, che vi ricordo uscirà in libreria per Fazi il 14 febbraio 2019.
Quindi, se vi chiedono che fate a San Valentino, rispondete: mi vado a comprare la musa degli incubi perché devo sapere come va a finire. Bene, ragazzi, io credo di avervi detto tutto. Il video è durato più di quanto mi aspettassi. Il problema, vedete, è che quando io non mi do tipo devi fare questo, questo e questo, inizio a parlare a ruota libera, è la fine. Spero che comunque questa sorta di riassunto e di chiacchierata più unboxing e mostre di firme e cose varie vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato troppo. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per restare sempre aggiornati su quando pubblico un nuovo video. Vi lascio tutti i link dei libri all'info box, vi lascio i canali delle ragazze, i loro account Instagram, vi lascio tutto nell'info box. Scrivetemi nei commenti se magari ci siete stati ma non siamo riusciti a beccarci, se avete già letto magari Tosca o se Bleeding Mariachi, o se anche voi avete già finito la Musa degli Incubi come tutti quanti. Io sono ancora a metà perché sono andata là senza aver letto tutta la Musa degli Incubi, mea culpa. Mi raccomando però non spoiler. E niente, io vi ringrazio per aver guardato il video fino ad adesso, vi lascio al prossimo video, vi mando un bacio, ciao aiu!